Quando vedi un posto magico lo capisci subito, ti fa subito capire che dentro c'è qualcosa. E qui quando sono arrivato ho capito che c'era solo della polvere, andava tolta questa polvere e andava ripresa quella lucentezza, quella capacità che c'è nelle aziende che hanno un grandissimo pedigree. Questo era Tre Rose quando l'abbiamo trovata. Ho un'idea particolare anche di Toscana e la cosa che mi emoziona della Toscana è quella che oggi ho una visione, che il vino che riesci a ottenere in un'azienda è l'esatto riflesso di quello che vedi nel paesaggio. Guardando il paesaggio riesci a capire quello che è il profilo organolettico del vino che riesci a ottenere. Ecco, questa è una mia visione personale del vino, che probabilmente è anche una visione molto sentimentale, questa è quella che affronta la mia 16ª vendemmia, quindi come uno potrebbe dire sono troppo giovane per essere vecchio e sono troppo vecchio per essere giovane nel mondo del vino, quindi significa che sei in un'età nella quale cerchi anche dei progetti che siano dei diversi, e questo è un progetto all'interno di un bellissimo gruppo come Bertani Domain che ha questa bellezza, quello di avere il senso del valore storico ma di avere anche quelle motivazioni che arrivano dalla freschezza di essere anche un progetto abbastanza giovane. Qui la cosa che mi colpì quando arrivai la prima volta è che è l'unico paesaggio toscano e forse italiano dove il cipresso è a fianco al pino marittimo. Ecco, è una cosa unica, normalmente la Toscana uno la immagina solo con i cipressi che sono invece più tipici del Chianti classico. O di una parte di Montalcino. Qui è l'unico luogo toscano dove le argille si mescolano alle sabbie e proprio quest'unione di sabbia e argille fa sì che si ottengano dei vini che siano, potrei definire, la parte più moderna della Toscana. Non sono così aristocratici come il Chianti classico, non sono così concentrati e profondi come il Brunello, ma sono un po' più fruttati al naso, ma decisamente molto più morbidi in bocca. L'azienda è fatta di oggi, sono 104 ettari di vigneto, il progetto completo sarà intorno ai 110-120 ettari di vigneto, ma la particolarità di questa azienda è che è su 5 colli e da ognuno di questi 5 colli puoi vedere gli altri 4. Quindi in qualunque punto ti trovi dell'azienda riesci a vedere l'intera superficie aziendale. Quando abbiamo pensato alla tenuta Tre Rose, volevamo che ci fosse una firma nei vigneti che unisse l'identità alla riconoscibilità, e tutti i vigneti sono stati realizzati rispettando le curve di livello, quindi non facendo nessun intervento di modificazione del paesaggio o di realizzare dei vigneti in funzione di un aspetto estetico, ma abbiamo valorizzato le forme e l'orografia di queste colline piantando i vigneti lungo le curve di livello. Quindi sono tutti piccoli anfiteatri dove in realtà c'è un continuo cambio di direzioni, di esposizione, e che ci permette poi di poterlo valorizzare in collina per ottenere la complessità che arriva da questa unione di forme, di esposizioni e di caratteristiche poi organolettiche che si incontrano nei vini. Se vuoi valorizzare l'identità, devi proteggere il vitigno, devi fare in modo che lui si esprima nella sua direzione. Devo dire che il percorso è stato semplice, perché quando sei guidato da una grande passione in realtà non fai fatica, in realtà fai quello che ti piace ed è la cosa forse più bella e che dà le grandi motivazioni ed è quello che sta alla base anche dei grandi risultati.